Oggi sì, oggi era troppo importante, probabilmente l'abbiamo anche un po' accusato, ma abbiamo trovato comunque un prato che ha delle idee, ha delle geometrie, si smarcano bene, dei ragazzi che hanno della qualità e sono ben allenati. Noi abbiamo preparato una gara per allargarli e probabilmente questo ci ha tolto delle distanze in mezzo dove loro hanno palleggiato meglio. C'è da lavorare su queste cose qui quando cerchiamo di diventare sostanzialmente un 4-4-2 in ampiezza, dobbiamo lavorare meglio con le tempistiche tra le mezze ali e con Foglia che si abbassa su, vicino ad Efeudis. Nel complesso però, a parte due ripartenze veloci all'inizio, poi il prato non è stato più pericoloso e noi abbiamo avuto diverse volte ancora la possibilità di chiuderla prima la partita. Ecco, le volevo far commentare anche quelle state dichiarazioni del nuovo presidente a fine partita, ha parlato di un Arezzo un po' timoroso, le chiedo un commento su questo e più in generale qual è stato l'approccio che ha avuto col nuovo presidente lei? Beh, adesso mi ha fatto i complimenti, timoroso è stato probabilmente perché c'era una gara difficile dove avevamo un po' di tensione. Che ci ha un po' bloccato in qualche meccanismo, però complessivamente dico che l'Arezzo ha fatto una partita comunque positiva, non a livello delle ultime dove abbiamo sviluppato molto bene il gioco, ma ci può stare, non si può pensare di essere sempre scintillanti. Oggi erano fondamentali 3 punti, anche per la penalizzazione appena arrivata, per le 2 partite giocate bene e non abbiamo portato niente, per il nuovo cambio. Tutte queste cose hanno caricato la situazione. Però abbiamo preso 3 punti fondamentali, i ragazzi sono stati bravi a portare fuori una gara difficile. Comunque il Prato non ha praticamente mai impensierito Borra, e, insomma, è stato quasi un caso che non è finita comunque con 2 gol di scarto. Sì, no, in effetti noi diciamo, abbiamo sviluppato meno delle altre gare come geometrie, però non abbiamo concesso comunque nulla e abbiamo avuto possibilità di raddoppiare più di una volta. Quel presidente ha portato entusiasmo, insomma, un personaggio Sì, molto. Ecco. è venuto in spogliatoio, ci ha caricato col suo modo e noi abbiamo risposto, ma noi abbiamo sempre risposto bene sul campo, dobbiamo continuare a farlo. Ho detto ai ragazzi rimaniamo concentrati su quello che facciamo noi e sul campo. Tutto il resto è una cosa, è sicuramente nuova linfa che deve dare anche stimolo alla città, ai tifosi, perché è qualcosa che prosegua e non si interrompa. La grande paura era che si interrompesse tutto, questa non c'è, non ci sarà e quindi cercheremo di fare il nostro compito come abbiamo sempre fatto. Questi ragazzi sono sempre stati molto presenti. Ecco, le chiedo se ha avuto modo, immagino di sì, anche di confrontarsi con Zavaglia su quelle che possono essere poi eventualmente situazioni tra un mese si apre il mercato. Sì, loro hanno un'idea ben precisa di quello che vorrebbero fare qui e io gli ho espresso i miei pensieri, le mie opinioni sui giocatori che abbiamo, e ho anche detto che abbiamo una squadra che ha dei valori importanti a livello umano, ha dei valori importanti a livello tecnico e che è sempre stata fedele alla città e al campo. Quindi abbiamo qualcosa che non va depauperato, ma loro sono su questa lunghezza d'onda. Ma io credo che fino agli ultimi metri la squadra abbia cercato di giocare, abbia provato a giocare la palla da dietro. È chiaro che concretizzare è complicato contro squadre che al di là della classifica annoverano giocatori importanti per questa categoria. Ecco, secondo lei dove l'ha vinta la partita l'Arezzo e dove invece il Prato poteva fare qualcosa in più? Ma intanto il gol, al di là della loro forza, è stato un infortunio e quindi l'episodio determinante è scaturito da un infortunio del portiere. Però credo che sia stata una partita equilibrata dove noi abbiamo cercato di fare il nostro, sapevo come impostavano loro. Chiaramente quando arriva la palla davanti a Moscardelli Cutolo è normale che possono far male in qualsiasi momento. Però non credo che ci abbiano messo sotto dal punto di vista del gioco, anzi quando abbiamo avuto la palla noi abbiamo provato a fare qualcosa. È normale, grandi occasioni ne abbiamo avute, ma ripeto, anche per merito della loro fase difensiva. Ecco, guarda, mi era piaciuto prima, no, dell'interruzione del riflettore. Non so se quell'interruzione ha smorzato un po'. Ma ho detto ai miei giocatori, è inutile che andiamo ad Arezzo e aspettiamo di PR gol, perché altrimenti lo prendiamo, non abbiamo neanche la forza, come si è verificato, di farlo. Quindi proviamo a giocare, a provare a prenderli alti, provare ad aggredire in avanti. So che non è facile, c'è un grande dispendio di energie, però credo che una squadra giovane debba fare della corsa, dell'intensità, la propria arma migliore. Andiamo via con un risultato negativo, ma una prestazione secondo me discreta.